Il rapporto Caritas sulla povertà 2022 racconta le storie di quanti sono stati accolti dai punti di ascolto e dai servizi della diocesi nell'anno che si è appena chiuso, il secondo consecutivo di pandemia. I dati riguardano l'intero territorio diocesano, dalla Valle del Serchio alla Piana di Lucca fino alla Versilia. Nel 2021 le persone accolte nei centri di ascolto della Caritas, GVAI, Croce Rossa e San Vincenzo di Torre del Lago sono state 2.171, in aumento rispetto al 2020. I migranti sono una delle fasce della popolazione tra le più colpite dalle conseguenze negative della pandemia e della crisi sul fronte economico e sociale. Nel 2021 presso i centri di ascolto sono state accolte 1.030 persone straniere, per la prima volta in numero inferiore rispetto agli italiani. Il 64% di chi è stato ascoltato ha un'età compresa fra i 24 e i 54 anni e per tre quarti sono persone inserite all'interno di nuclei familiari in cui sono presenti figli minori. Rispetto alla posizione lavorativa, il 66% dichiara di essere disoccupato e le informazioni raccolte dicono che la pandemia ha contribuito in maniera significativa ad aumentare il disagio abitativo, con difficoltà nel trovare alloggi ad un costo proporzionato alle entrate mensili. Il rapporto 2022 conferma una tendenza che già l'anno scorso avevamo raccontato, di una crescita in qualche modo delle difficoltà economiche, delle difficoltà sociali che si registrano nella nostra città. 2.171 persone accolte nell'anno del 2021, più o meno in linea con quello che era accaduto nel 2020, a dire che le risposte al disagio crescente che la pandemia ha provocato in qualche modo hanno tenuto e non c'è stato un afflusso, come potevamo anche temere, enorme di cittadini in più. Di questi cittadini molti sono disoccupati, ma c'è un buon 20% di persone che lavorano, a dire che ancora i salari a volte non servono, non bastano per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Si sottolineano le difficoltà collegate all'abitazione, alla povertà dei bambini, fenomeno in crescita, e al fatto che per la prima volta il numero degli italiani che si sono rivolti ai centri di ascolto Caritas supera il numero degli stranieri.